Buonasera a tutti, benvenuti alla prima puntata di Turin for ATP Finals, la nuova trasmissione di tennis che vuole essere un percorso di avvicinamento ora e di accompagnamento poi al grande evento che Torino ospiterà dal 2021 al 2025 al Palalpi Tour, appunto le ATP Finals. Alla mia sinistra Gloria Pizzichini, ospite d'eccezione di questa serata, ex numero 45 del mondo. Alla mia destra invece due componenti del nostro staff, e sono onorato di averli questa sera con me, sono Luca Saccagno, il nostro AIG Performance Coach, e Ruggero Rivera, commerciale da molto tempo nel mondo del tennis e scouting. Un ringraziamento assolutamente doveroso a Rete7 che ha condiviso il progetto fin dall'inizio, agli sponsor che speriamo sempre più numerosi, in particolare a Casport Tennis di Rivarolo, a SGE, Società Gestioni Energetiche, e a Euroverde, Società Agricola, nonché al Technical Support, ovvero Mizuno, e chiaramente, ripeto, a Rete7 che si occupa del coordinamento tecnico. Direi di partire subito con i temi, sono molti, che affronteremo questa sera. Il tema portante, siamo diciamo caldissimi, è quello delle ATP Finals che si sono concluse domenica scorsa a Londra e che hanno visto la vittoria di Stefanos Tsitsipas, un numero uno potenziale, attualmente numero 6, una grande settimana di tennis, e un gioco veramente splendido espresso dal campione greco, che piace, ha 21 anni ed è riuscito a sorprendere. È vero, Gloria? Buonasera a tutti, ringraziamento a tutti quanti. Sono felice di essere qua per questa prima puntata e parlare di tennis, che io penso sia uno degli sport più belli, per me è più bello, uno sport meraviglioso. E sì, sicuramente sì, abbiamo vissuto una settimana molto intensa, dove era iniziata tra l'altro con Nadal, dove aveva dato forfait. E nessuno probabilmente immaginava questo epilogo, però devo dire con poi dei risultati un po' strani, ma anche belli per chi li guarda e per chi li vive. Ecco, per cui sicuramente lui è un giocatore candidato non solo ad entrare numero uno al mondo, ma probabilmente a rimanerci anche nel tempo, per cui ha tutte le qualità, sia come essere umano, anche perché è un ragazzo comunque bello da vedere in tutti i sensi, sia di comportamento, atteggiamento, e gioca anche molto bene al tennis, quindi sì, devo dire una settimana molto importante. Ecco, l'anno scorso Tsitsipas aveva vinto le Next Gen ATP Final a Milano, in un anno ha fatto un salto di categoria assoluto, è arrivato in semifinale agli Australian Open, ha vinto e convinto, e soprattutto in semifinale a Londra ha superato Roger Federer. Sì, abbiamo visto queste Next Gen ma così al terzo anno, e ogni anno devo dire vediamo delle belle cose che poi l'anno successivo devo dire non solo vengono confermate, ma anzi vengono veramente, escono fuori dei giocatori con delle qualità dove magari anche per la tempistica non ci si aspettava, ecco. E invece devo dire veramente bravo, veramente bravo. Ecco, Tsitsipas sopra tutti. In finale diciamo che ha rischiato, ha trovato Dominic Thiem, un Thiem in palla, ricordiamo che entrambi erano arrivati con un turno di anticipo a qualificarsi per le semifinali, hanno lottato e alla fine probabilmente lui ha avuto qualcosa in più nel momento decisivo, la differenza a volte tra il grande momento e il momento meno edificante. Sì, innanzitutto la prima cosa, come dicevi tu Roberto, è che sono arrivati entrambi con una grande fiducia, perché arrivare già qualificati vuol dire giocare l'ultima partita e giocarla con tranquillità, e hanno sicuramente dimostrato quelle che sono le loro qualità. Poi Thiem è un giocatore a volte impressionante, non solo di potenza, ma di, a volte sembra un po' un rullo compressore, mentre l'altro secondo me ha una qualità un pochettino più estesa come giocatore, quindi a quelle qualità di cui parlavo prima, di cui probabilmente lo porteranno a diventare un grandissimo giocatore, se non uno dei più grandi giocatori, ecco, per cui abbiamo visto sì, ha comunque rischiato, ma direi che nella logica delle cose, perché con due giocatori così in forma non poteva uscire una finale così. Ecco, una finale senza i big assoluti, però una finale spettacolare, quindi vuol dire che qualcosa nella gerarchia sta effettivamente cambiando, oppure non ancora? Consideriamo che
Nadal, per il quinto anno nella sua carriera, chiuderà la stagione del numero uno del mondo a 33 anni. Beh, è tanto di cappello, veramente chapeau a questi due giocatori, perché parliamo di Federer e Nadal che negli ultimi anni hanno scritto la storia, scritto pagine importanti di questa storia. E sì, credo che si stia già vedendo il cambio, cosa che non si vede nel tennis femminile, ma nel maschile sono questi giocatori che stanno uscendo dai vari challenger, dal next gen, e credo proprio che ci sarà un bel cambio, dove non ci sarà soltanto magari Tsitsipas o chi per lui, ma ci saranno una serie di giocatori che anche loro riscriveranno un'altra pagina, magari diversa da quella di Federer e Nadal, perché Federer e Nadal, voglio dire, credo che siano qualcosa di eccezionale, che non vedremo mai più, però vedremo altri giocatori con altre qualità e sicuramente vedremo degli ottimi giocatori, assolutamente sì. Ecco, tornando ai big, uno dei match sicuramente più attesi e anche più belli delle ATP Finals a Londra è stato quello tra Federer e Djokovic, decisivo per salire in semifinale. Federer ha fatto il Federer, cioè ha veramente messo in campo una partita perfetta, che forse neanche noi ci attendevamo. Sì, diciamo che siamo un po' abituati a vedere questo Federer che piano piano probabilmente è verso il tramonto e quindi che tra un po' ci lascerà. In verità ha ancora delle prestazioni che sono incredibili, perché ha tirato fuori non solo il Federer, ma ha tirato fuori un gioco veramente a 360 gradi, dove non ce l'aspettiamo. A volte in questi anni riusciamo a vedere un Federer che non abbiamo visto negli anni precedenti, e questo credo sia l'emblema del Federer che vediamo oggi, della sua rinascita di questi ultimi anni, del suo rovescio che è cambiato da difensivo a offensivo. Ecco, questo credo che sia veramente molto molto bello, e quando ci sono queste prestazioni io credo che chiunque lo guarda giocare si riconcilia con il tennis. Assolutamente sì, assolutamente sì. Farei intervenire lo staff Luca Saccagno. Abbiamo appunto parlato di questi big, abbiamo parlato di Tsitsipas. La domanda secca: secondo te diventerà il numero uno del mondo? Diciamo che ha dimostrato sul campo di aver tutti i numeri, soprattutto dopo la stagione che ha fatto, e condurre quelle finals in quella maniera lo rendono veramente un numero uno. Già, anche se il ranking non lo dice. Sì, in questo momento è numero 6, però effettivamente esatto. Ha giocato da numero 1. Da numero 1, assolutamente. Ruggero Rivera, ne parlavamo prima in un fuori onda, è un bel giocatore, Tsitsipas. Allora, prima di tutto è un giocatore, tutti e due i giocatori della finale riportano in auge il rovescio a una mano, che se noi andiamo a vedere ce lo siamo un po' scordati, a parte con Federer. Poi Tsitsipas è simpaticissimo, nato a Galatina, giocava a Galatina, tifoso del Genoa se non sbaglio, padre amante dell'Italia, lui amante dell'Italia, ha qualità da vendere, punto uno, e non è ancora al meglio, per cui io lo vedo numero uno tranquillamente. Assolutamente, grazie Ruggero. Torniamo a Gloria, ai temi di cui stavamo parlando. Matteo Berrettini è stato tra i protagonisti del Master di Londra, ci è arrivato all'ultimo, al termine di una stagione spettacolare, e ha comunque dimostrato di poter stare in questo contesto. Ha perso le prime due partite, la prima in maniera netta, la seconda meno, e poi ha vinto la terza, e comunque vincere non è mai facile. È stato il primo italiano ad averlo fatto, perché neanche Panatta e Barazzutti c'erano riusciti. Che cosa possiamo dire di Matteo? Beh, intanto possiamo solo che spendere parole bellissime per un giocatore che è uscito, dopo, non da giovanissimo, ma è uscito ed è uscito nella maniera migliore, veramente credo portandosi dietro un po' quasi tutta l'Italia tennistica, nel senso che non è il classico giocatore di talento per cui uno lo guarda e ha una mano e gioca divinamente a tennis, ma è un trascinatore, è un combattente ed è un... Poi io credo che nel suo caso una delle sue fortune sicuramente sia quella di essere seguito da Vincenzo Santopadre, che è un ragazzo che conosco perfettamente, giocavamo insieme, lui è leggermente più grande di me, ma è una persona veramente, non solo una brava persona, ma
una persona di una competenza e di un'umiltà, di una serietà. A volte c'è questi personaggi che viaggiano comunque quando hanno un giocatore che è così forte, viaggiano a un livello di umiltà così basso che dicono delle cose che sono tranquille. Ecco, questo fa capire come lui è stato formato e quello che noi vediamo in campo. Ecco, per cui io credo che vedere un uomo giocare di ATP Finals italiano per l'Italia, per il nostro movimento, sia una cosa incredibile. Ecco, Berrettini ha pagato, scusami, sicuramente la domanda, lui ha pagato credo lo scotto iniziale, nel senso che io non penso che qualunque giocatore a qualunque età, per quanto freddo possa essere, quando va in campo a giocare quel girone lì, io credo che sia veramente qualcosa di complicato da gestire. Poi magari ci fosse stata un'altra partita, probabilmente sarebbe uscito ancora dopo la terza, sempre messo, è chiaro che poi il girone è finito, ecco, però credo che per lui, abbiamo parlato di quanti anni, adesso non mi ricordo, veramente portare un giocatore italiano al dopo Master. Dopo 41 anni. 41 anni, io credo che sia veramente una cosa eccelsa. E con Berrettini che comunque non si è dimostrato appagato, anzi ha subito rilanciato dicendo io devo ancora crescere, devo migliorare e quindi rimanere a questi livelli sarà innanzitutto il mio dogma per il prossimo inizio di stagione e poi cercherò ancora di salire. Sì, ripeto, questo fa molto parte di chi lo sta curando, accompagnando in questo percorso magnifico che lui è sicuramente il primo attore, ma c'è una regia molto importante, per cui una persona come Vincenzo che lo segue in questo farà sì che lui non andrà mai sopra le righe, per cui io ormai Master, ecco, per cui è quel giocatore che comunque magari era un anno fa nella sua testa, anche se è lì ha ancora la testa di voler giocare, vincere, conquistare e guadagnarsi ancora quello che si è guadagnato sul campo. Oltretutto un campo, quello di Londra, non così facile per le luci, per diciamo, l'atmosfera, per lo scenario che sicuramente, è atipico. Sicuramente, perché come dicevamo è uno scotto che tu paghi. E chi ci ha già giocato è già un po' preparato. Non vuol dire questo per Federer e Djokovic e Nadal sia facile. Sicuramente per chi va, uno come lui, la prima volta, oltre a pagare lo scotto dell'emozione, paga anche lo scotto della non conoscenza di tutto. Ecco, per cui giocare, essere lì sotto è un po' come quando ricordo di aver giocato a 17 anni contro Monica Seles, che era uno del mondo, e tu adesso mi porta via la racchetta, mi staccherà la racchetta dalle mani. Una mia collega mi ha detto mettiti il casco giocando contro Monica Seles, quindi lo scotto che tu hai quando entri in un campo del genere lo paghi sempre, che ti chiami Gloria Pizzichini, Matteo Berrettini o chiunque altro, il primo lo pagherai sempre, ed è giusto così. Ecco, ricordiamo Gloria Pizzichini per due volte al terzo turno dei tornei dello Slam, a Roland Garros e a Wimbledon. Oggi Gloria Pizzichini che cosa dà al mondo del tennis, in quale veste è impegnata? Allora, innanzitutto io sono molto felice di aver proseguito il mio percorso, dove non è stata una scelta ma un processo naturale, per cui credo che se la passione, la voglia continui, si trasforma in qualcos'altro, sicuramente il percorso che poi uno farà sarà, io penso, migliore o comunque pieno veramente di tante cose da voler imparare, dare e ricevere. Ecco. Vediamo le immagini. Ecco, questo è stato il mio anno migliore, 1996, dove ho raggiunto la mia miglior classifica, che è 44 del mondo. Perché io ho detto 45, esatto. Ma c'è un aneddoto. Esatto, c'è un aneddoto dietro, perché in metà per una settimana, allora risulta 45 del mondo, ma per una settimana la mia classifica è stata 44 e in quella settimana divenne numero 1 in Italia e Silvia Farina divenne la seconda, però lo lasciamo come aneddoto, diciamo che comunque questo è un campo che io adoro, Roland Garros, dove a 16 anni raggiunsi la semifinale dello Juniores, a 16 anni, e terzo turno giocando con, insomma, persone del calibro di Martina Hingis, Arancia Sanchez, però sono bellissimi ricordi. Io credo che Roland Garros per un tennista sia l'apoteosi come atmosfera, ecco, non che gli altri slam non lo siano, ma la terra rossa quando un atleta entra lì respira un'aria che non si respira nessuna parte. Particolare. Molto particolare. Abbiamo parlato dei tuoi 16 anni. Yannick Sinner non ne ha 16, ne ha 18. Chiederei alla regia di mandare in onda una presentazione dello stesso giocatore in cui si racconta, in cui dice, diciamo, le sue prime esperienze italiane e soprattutto ricorda che è stato un ottimo sciatore in età giovanile, a 12 anni è arrivato secondo a livello appunto italiano in slalom gigante, quindi diciamo
un predestinato, uno sportivo a tutto tondo, che poi stiamo vedendo quello che sta appunto ottenendo in tempi brevissimi. Ricordiamo che Sinner è passato da inizio stagione a questa conclusione d'anno dalla 700ª posizione all'attuale 78ª, quindi direi un salto assoluto nell'Olimpo del tennis. Ecco, se la regia vuole mandare in onda il filmato di Yannick. Poi I skied because on our parts the first sport is of course skiing. 2008 I won, 2012 I was second in Italy, but at the end I don't know why I decided to play tennis because I enjoyed it more. Then when I was 12-13, the coach of Andrea Seppi saw me and he bring me into Piccolo Piatti, and I practiced there for till now, and I'm very excited that I can practice there. In the beginning was not easy, of course, you know, leaving my home and of course all the friends. I was lucky that I can live in a kind of family where the father is a coach in Riccardo Patti. He had all the family, he has his wife, one boy and one girl, one dog, so it was very, let's say, friendship. Yannick is a young kid coming. I'm working with him from 4 years when he came in my center. I like a lot because he's my project, is big project for me. And of course, I put a lot of energy in him. And I think potentially is one, he can come one of the best players in the world. If I qualify this year, it will mean that I played a very good season. So let's hope that I can. And I can qualify this year. Yannick is part of a renaissance in men's Italian tennis, with countrymen Fabio Fognini and Matteo Berrettini leading the charge. For Italy now, it's a big moment in tennis. Let's say there's a lot of movement, even in 2021, the ATP finals in Turin. So I'm very excited to be part of this, and I'm even excited that I can learn from them. And let's see what will happen. E ora andiamo in pubblicità. Si è completato il nostro studio con l'arrivo di due personaggi dello staff fondamentali, co-ideatori del programma, Paolo ed Alberto Moro, che saluto e ringrazio per la presenza. Stavamo parlando di Yannick Sinner, abbiamo visto la sua presentazione. Lui dice che è stato chiaramente non così facile inserirsi in una realtà diversa da quella familiare, ovvio. Ha avuto qualche momento di difficoltà, però l'ha superato e vediamo cosa sta facendo. Sì, assolutamente sì. Devo dire che ultimamente ci ha fatto vedere, aveva già parlato molto di sé, molto bene, ma in quest'ultimo periodo e poi con il Next Gen ha fatto veramente vedere quella che è la sua forza e quella che sarà veramente la sua forza. Quindi questo è un po' un antipasto, perché lui è vero che è alto tesino, ma ha avuto un percorso difficile, perché prima ragazzo che sciava e bene, e poi a un certo punto dedicato alla sua passione del tennis, e ha avuto delle difficoltà, perché comunque fare quel percorso all'Accademia di Piatti è molto molto impegnativo, però lì lui e la famiglia sono stati molto uniti, lui è andato avanti e mi piace molto. Il ragazzo giocherà molto bene, anche perché ha la freddezza di un ragazzo sul Tirol, ma è caldo come un italiano vero. L'abbiamo visto a Milano, come dicevi, alle Next Gen ATP Final, e ha stupito, è arrivato come wild card, ha battuto tutti, a parte un match ininfluente quando sì, ormai si era qualificato, match, sì. E soprattutto ha battuto Tiafoe, che è già un giocatore affermato, un giocatore che ha già raggiunto i quarti a livello slam, e poi in finale ha battuto De Minaur, australiano, numero 18 del mondo, quest'anno più volte a segno a livello ATP, e l'ha fatto con una freddezza, come dicevi tu, altoatesina, mixata invece alla sua italianità, che ha più volte
ribadito. Quanto è difficile appunto presentarsi in questo scenario, oltretutto seguito da una platea importante, 5.000 persone, al Palalido, nuova realtà, tutti che ti favano per lui, è scoppiata la Sinnermania. Cosa possiamo dire al riguardo? E meno male che è scoppiata la Sinnermania, perché abbiamo bisogno di questa Sinnermania come nello sci tomba e quant'altro, o Adriano Panatta quando giocava, ecco, per cui io ho visto il match che ha perso, pur avendo perso quel match mi è piaciuto molto perché si è vista la verve di questo giocatore. E anche nei momenti più difficili dove magari uno ha un po' più di timore, lui ha sempre lasciato andare il braccio, e anche quando si arrabbia vero, ma quando ritorna a battere o a servire o rispondere ritorna. Siccome queste sono capacità che lo porteranno a giocare veramente molto 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 bene, ed è stato, non è che ha vinto la finale, come dico io, ha asfaltato l'avversario, per cui riuscire a asfaltare uno come dei minori in finale, insomma, al di là della wild card e tutto, vuol dire che tu hai una grande personalità. Ecco, proprio la personalità di un ragazzo di soli 18 anni colpisce che lui abbia gestito, ha saputo gestire tutte le situazioni non così consuete, alle quali non era abituato. Sì, io credo che quel poco che ho visto, quel poco che sento, che leggo, che vedo, ho la sensazione che lui ha quella capacità che pochi giocatori hanno, quella di saper gestire anche da giovani quei momenti, quelle difficoltà in campo, fuori dal campo, comunque inerenti a quello che sta facendo, e a gestirle molto bene. E quando riesci a fare questo con quella naturalezza, anche a volte arrabbiandoti, ma giocando a tennis in quel modo, secondo me arriva molto, andrà molto 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 lontano. Adesso non voglio quantificare, però io credo che top ten sia sicuramente alla sua portata. Parliamo con il nostro staff, parliamo di gestione di emozioni. Luca Saccagno, che cosa possiamo dire di Sinner senza sbilanciarci? Più di tanto, ovviamente. Beh, c'è poco da sbilanciarci, l'ha dimostrato sul campo, è un ragazzo che ha la capacità di gestire e la presenza in ogni momento della competizione, non si monta in nessun momento la testa, quindi è sempre presente con estrema umiltà, e quindi denuncia nel gioco la sua tranquillità, la sua serenità con questi recuperi lui fa in ogni momento della gara, quindi assolutamente un ragazzo centrato, come si direbbe. Alberto Moro, che cosa possiamo dire di Sinner? Possiamo solo augurarci che continui così, e che quindi fondamentalmente tutte le speranze che abbiamo in un giocatore così giovane e così di prospettiva riesca a coinvolgere e continuare a coinvolgere tanti ragazzi, quindi bisogna solo fargli complimenti. Direi che oggi merita solo tanti complimenti e un bocca al lupo per continuare su questa linea, che direi che è la linea più corretta e più giusta per una prospettiva di grande futuro, quindi speriamo in bene. Quindi lo aspettiamo, continuiamo a seguirlo. Paolo Moro, Sinner, un'emozione. Sinner è un'emozione, hai ragione direttore, sicuramente ci giochiamo tanto, il tennis italiano con Yannick si gioca tanto, perché le aspettative di un giocatore di questo calibro, cosa ci ha fatto vedere, Next Gen, ma tutta la stagione, la serietà, il post partita, è veramente un giocatore che ha alzato l'asticella delle aspettative. Quindi sarà molto difficile da parte sua e da parte del suo staff riuscire a lasciarlo così sinceramente in campo che si diverte. Ecco, la cosa che mi ha impressionato è stato il suo divertimento sempre. Certo, scusate, infatti. Sempre il suo divertimento. Questo è quello che devo dire. Quindi dietro di lui vedremo cosa succederà. Però l'Italia si gioca tanto con Yannick Sinner. Ruggero Rivera, Sinner è un giocatore chiaramente nuovo, tu ne hai visti tanti crescere. Quali sono le sensazioni quando vedi un giocatore di questa portata, soprattutto un italiano? Allora, per prima cosa dico questo. Noi per tanti anni dagli stranieri siamo stati definiti con un termine che dicono timid, cioè sì bravi ma timorosi. Oggi abbiamo due giocatori che sono Berrettini e Sinner che di paura non ne hanno, e questo è importante. Giocano a tennis, sanno gestire le emozioni, hanno dei margini di miglioramento, non dimentichiamo anche il nostro Sonego che ha dei margini di miglioramento notevoli. E abbiamo un buonissimo futuro davanti che fa bene al tennis, questo è fondamentale.
Assolutamente, assolutamente. Grazie al nostro staff. Torniamo a Gloria Pizzichini. Sinner vincente a Milano, ma anche a Ortisei la settimana dopo. Non era assolutamente scontato, forse era ancora più difficile perché ti rituffi in una realtà challenger, ti aspettano maggiormente, sei nella tua terra. Quali implicazioni sia psicologiche che tecniche, poi il cambio chiaramente radicale del terreno di gioco, delle circostanze generali? Sì, io direi che la prima cosa da dire è proprio questa, la pressione. Perché quando esci da un next gen come quello, con quella finale, e vai a Ortisei, magari andavi anche in un altro posto, lo stesso challenger, e riuscire a giocare comunque con quella tranquillità, quella libertà, come se la settimana precedente tu non avessi vinto nulla, vuol dire che il ragazzo anche lì ha qualità. La gestione della pressione, la gestione del risultato importante di ciò che adesso le persone, gli italiani si aspettano da lui, in verità. Credo che lui sia l'unico che si debba aspettare cose sempre, quindi se lui riuscirà e continuerà con il suo staff a fare questo, anche questo ci dice che ha quella una parte, quindi anche questa è una qualità che lo porterà a giocare ancora molto molto bene a tennis. Un termine che mi piace molto quando si parla di Sinner è quello che ha detto Paolo Moro poco fa, cioè il divertimento. Yannick lo ha detto anche nel suo intervento prima di presentazione. Ho cambiato, sono passato dallo sci al tennis perché mi diverto di più, al di là delle in altre dichiarazioni sì. Ha sostenuto che ovviamente lo sci è più pericoloso, ti può portare a traumi più importanti, però sì. Al di là di questo la parola divertimento che lui poi traduce in campo mi sembra importante. Ecco, io direi che il divertimento, Paolo ha centrato l'essenza, per arrivare a quel divertimento vuol dire che dietro c'è una spontaneità. Lo vediamo anche quando parla di sé, di quello che ha passato, non lo fa con dei filtri, ne parla sempre in maniera molto educata, non dice mai delle cose al di sopra di che, però ne parla, non si toglie né dalla comunicazione né da quello che ha vissuto. Per cui ha detto semplicemente, mi piaceva sciare, ho fatto finale, secondo, però a tennis mi piaceva di più, mi divertivo di più. Ed è quel divertimento, questo modo di affrontare probabilmente l'allenamento, la distanza da casa quando ha fatto questa scelta, l'ha portato e lo porterà a fare scelte ancora più importanti, a viverle, cosa ancora più importante, nella maniera giusta, con una crescita che secondo me è eccezionale. È un bello spot per il tennis italiano, anche perché pare che piaccia a tutti, quindi piace ai ragazzini, piace ai più esperti, piace ai tecnici. È già bello sentir parlare questi ragazzi che vengono in campo nella tua scuola tennis, nella mia, nella nostra, di chiunque o comunque hanno a che fare, e sentirli parlare fino a tempo fa, sì, c'era Sinner, sì, ha fatto questo, oggi vengono e parlano perché Sinner gioca con, perché Sinner quando entra a servizio, e per cui è già bello sentire questo modo di parlare di lui, che è molto, molto, molto positivo, perché ne parlano comunque come un esempio, come un ragazzo dove molti loro sognano di quindi quell'aspetto, sì, assolutamente sì, questo, quindi è molto bello, molto bello. Abbiamo parlato della tua scuola, tecnicamente quali sono le caratteristiche che ti sorprendono di più di Yannick Sinner? Allora, io faccio un po' fatica a parlare di questo e di questa generazione tennistica, perché questa è una generazione, io vado un po' controcorrente, nel senso che è una generazione in cui per eccellenza chiunque entra in campo dal bambino e poi deve tirare e deve spingere. Mi piace invece vedere, vabbè, noi siamo abituati a Federer, o chi per lui. Al di là di questo, mi piace quando vedo Sinner, dove per carità non ha una mano che ha Roger Federer, ma comunque va a rete, la sua volevole bassa, la sua smorzata la fa, il suo back lo fa. Quindi questo vuol dire che comunque è un ragazzo completo, è un ragazzo che sicuramente da chi viene seguito lo sta formando a 360 gradi. C'è questa proprio quasi impeto di questi ragazzi a voler tirare sempre forte. Ecco, io combatto tutti i giorni perché dico sempre loro, sì, tirate forte, ma imparate anche a giocare a tennis, imparate, cioè dovete saper fare un po' di tutto. E qui questa è una lotta un po' continua che noi insegnanti facciamo, però devo dire, è difficile in questo momento trovare qualcosa che non vada bene, insomma, nel senso, sì, fa tutto già abbastanza bene. Certo. Servizio forte, seconda, kick, slice, back, volée, spinge, comunque la palla esce carica, che cosa gli vogliamo dire tecnicamente in questo momento?
Lo seguiamo, non gli diciamo nulla e lo seguiamo. Con tanto trasporto. E invece per quanto riguarda Gloria, tu in questo momento insegni sulle rive del Lago Maggiore. Io sono sulla sponda lombarda, all'inizio la sponda lombarda sulla Lago Maggiore, ad Ispra, dove è famosa soprattutto perché c'è il centro di ricerca della Comunità Europea, di proprietà della Comunità Europea, e quindi noi siamo praticamente sotto il loro centro, e questo è il loro centro, dove è magnifico perché comunque hanno tutto, hanno questi 7 campi, tanti sport, una magnifica clubhouse, e quindi è un po' la particolarità. A volte noi sentiamo dire sì, io lavoro nel circo a Milano, a Bologna, e invece no, io lavoro in un centro di proprietà. Mi fa anche strano qualche volta, però mi piace anche perché è una bella cosa, perché poi loro comunque sono autonomi, tutto quello che fanno lo fanno, sono autonomi a livello economico, per cui non dipendono da, e quindi c'è questa continua ricerca nel miglioramento su tanti aspetti, ecco. Loro fanno il loro lavoro, noi facciamo il lavoro di maestro in campo, per cui comunque c'è il lago, io vengo dal mare, devo dire, non è la stessa cosa. Qualcuno mi dice ma è il lago, vabbè, è piacevole, va bene, è piacevole. Ecco, dalla esperienza sul campo di Gloria Pizzichini passiamo al momento dell'attrezzatura, dei materiali, e quindi chiederei alla regia di mandare in onda la pillola relativa appunto all'attrezzatura e ai materiali, curata in questo caso da Paolo Moro. Un'attrezzatura che non può assolutamente essere secondaria in uno sport così tecnico come il nostro. Paolo Moro, esperienza nel mondo dell'attrezzatura, 40 anni di grande impegno. Parliamo dell'attrezzo. Ti ringrazio molto, direttore, buonasera a tutti. Sì, 40 anni dove abbiamo visto la racchetta da tennis che è passata dal legno ai materiali spaziali, un mondo affascinante, un mondo inesplorato, un mondo che può ancora regalare a tutti gli appassionati gioia, momenti di soddisfazione per se stesso. Una cosa interessante, questi 15 anni degli ultimi che abbiamo vissuto sui campi, il Signore ci ha regalato due campioni che passeranno alla storia, Rafael Nadal e Roger Federer, che ha diviso il mondo dei tennisti in due. Gli amanti dell'estetismo, del gesto classico, rappresentati da Roger Federer, e gli amanti del giocatore cagliente, violento, agonistico, quanto latino, di Rafael Nadal. Ma questo dualismo non è solo stato fatto in campo, ma ha rappresentato anche il mondo della costruzione delle racchette da tennis, perché ha diviso i giocatori tennisti in due grandi mondi dei telai. I telai profilati, notoriamente conosciuti con i marchi che usano questi tipi di sezione, o i telai tradizionali, che hanno evidentemente una grande differenza. Questo ha portato un modo di interpretare le racchette diverse, la passione. Io dico solo sempre a tutti, la racchetta deve essere quella che serve a voi, quello che vi fa divertire, quello che vi fa star bene. Non credete troppo che una racchetta fa diventare campione, ma sicuramente vi può aiutare a fare la vostra attività sportiva. Abbiamo parlato di tennis maschile, passiamo al tennis femminile. Ci sono state anche le final WTA a Shenzhen in Cina e le ha vinte Ashleigh Barty, numero uno del mondo. Effettivamente un numero uno meritato. È un momento un po' difficile per il tennis femminile, è difficile individuare la vera dominatrice, però la Barty ha vinto a Roland Garros e si è confermata appunto in Cina. Sì, hai detto bene, un momento difficile. Potremmo star qui a parlare adesso per mezz'ora, ma in verità l'essenza secondo me è che il tennis femminile in questo momento non ha una guida, come lo sono state negli ultimi anni da Serena Williams in giù, per cui non c'è quel personaggio, quella giocatrice di riferimento, e stiamo un po' barcolliamo dalla Barty a tutte quelle che sono state in questi anni, che adesso non so ricordare, ma non c'è una giocatrice che è fissa lì, che ci dà l'idea che possa trasportare il movimento come possa essere stata Chris Evert, Martina Navratilova, adesso possiamo metterne quante volte. Cioè è come se fosse un giro, una ruota che gira, ecco. Quindi questo non aiuta il movimento e io non riesco a commentare, nel senso che sì, mi rendo conto che lei gioca molto bene, brava, ma quanto starà lì? Ecco, per cui mi manca vedere anche quello che poteva essere McEnroe, Lendl, Navratilova, Evert, Graf, Seles o quant'altro, insomma, ecco. Per cui credo che nel tennis femminile in questo momento manca molto, mentre nel tennis maschile questo non l'abbiamo vissuto, ecco.
tennis femminile che è stato dominato per anni e ancora, diciamo, nelle parti alte della classifica da Serena Williams. E proprio a proposito di Serena Williams, chiederei alla regia di mandare in onda il filmato, l'intervista fatta a Giulia Gatto Monticone, che racconta della sua stagione importante, che l'ha vista salire al best ranking di numero 149 WTA e che l'ha vista anche vivere l'onore del centrale proprio contro Serena Williams a Wimbledon. Una grande stagione, una stagione, diciamo, della svolta, hai raggiunto il tuo best ranking, riviviamola in un momento di allenamento ma di relativa tranquillità. Sì, quest'anno è stato l'anno migliore per me, è stato un anno fantastico, ricco di emozioni, partite e tutto. È iniziato con gli Australian Open, la mia prima volta in Australia, il mio primo slam in Australia. È stato fantastico, anche se ho perso il primo turno di qualificazioni, ma è stato l'inizio di un anno di aumento di livello, di partite giocate, perché era un po' quello che mi mancava, e da lì è partito tutto. Poi sono andata in Giappone dove ho giocato 3-25.000, sono andati benissimo, ho fatto due semifinali e una vittoria, e quello mi ha permesso di avere poi la classifica anche per entrare poi a Parigi. La mia prima volta a Parigi, sicuramente un exploit che non mi aspettavo, perché comunque nelle mie convinzioni la terra non è, insomma, la superficie che mi ha portato i risultati migliori, quindi è stata una grande sorpresa, molto piacevole. Ho iniziato il primo turno di qualificazione contro la Flink, una giocatrice russa molto brava, ma ero molto determinata a portare a casa quella partita, e da lì è iniziato tutto, insomma. È stato un crescendo di convinzione, di autostima, di tennis giocato in campo, fino a, insomma, superare le qualificazioni, prima la seconda turno di Lorenzo, poi la Zavazka, un match davvero portato all'estremo delle forze, perché è durato tantissimo, dove ho vinto 6-3 al terzo, e da lì è stato fantastico. E poi la mia prima volta in tabellone uno slam, e niente, sono state delle emozioni davvero indimenticabili. Ecco, a proposito di emozioni, alle tue spalle stanno scorrendo le immagini di te sul centrale con Serena Williams. Non capita tutti i giorni. Poi esatto, Sei arrivata a Wimbledon e anche lì hai fatto un grande... Esatto, e lì proprio non me l'aspettavo, perché comunque prima volta sull'erba. Due settimane prima avevo giocato il mio primo torneo sull'erba, dove avevo avuto un infortunio. Però anche lì c'era la forza di volontà ai livelli massimi, proprio la voglia di potercela fare, insomma, di dare il massimo sempre. E anche lì sono state tre partite di qualificazioni davvero difficili. Chi non è del settore, o comunque chi non le prova, non sa davvero l'importanza, la difficoltà di passare tre turni delle qualificazioni in uno slam. E poi c'è stato questo sorteggio che, insomma, a me ha reso davvero felicissima appena scoperto. A qualcun altro un po' meno, però, insomma, è stata una partita indimenticabile che rimarrà per sempre nei miei ricordi. Anche la stretta di mano finale con un po' di pianto, però, insomma, sì, L'orgoglio di aver giocato un secondo set alla pari con la più forte forse di tutti i tempi. Esatto, sì, quella è stata un'emozione fortissima. Infatti, quando ho sentito il boato finale, insomma, di fine match, la tensione, la felicità è uscita tutta fuori, insomma. Ecco, adesso hai fatto appunto il best ranking, guardi già al 2020, con quali aspettative? Ormai, come mai detto più volte in stagione, gli obiettivi si sono accavallati e sono cambiati. Quali sono quelli per il 2020? Beh, sicuramente cerco di alzare l'asticella, perché quando magari anni fa il mio obiettivo era sarebbe davvero fantastico poter giocare tutti gli slam. Adesso, una volta giocati tutti, una volta giocati due in tabellone,
sicuramente il mio obiettivo è riuscire a giocare gli altri due, in tabellone, quelli che mi mancano in tabellone. Però non è tanto una questione di tornei giocati o comunque di classifica. Certo, la classifica cambia ogni settimana, quindi noi siamo molto legati alla classifica. Certo, entrare nelle prime 100 sarebbe davvero fantastico, ma comunque mi piacerebbe avere più autostima, più consapevolezza nel mio gioco. Già dopo quest'anno so che comunque entro in campo sapendo di potermela giocare e lottarmela con tutti, quando magari negli anni passati non era così. E quindi alzare il livello di gioco e potermela giocare con tutti, avere questa convinzione qua. Però insomma di lavoro ce n'è tanto, adesso ho iniziato la preparazione e cerchiamo di migliorare tante piccole cose. Questione di tecnica, questione di capacità prestazionale. A questo proposito vediamo il contributo di Luca Saccagno sull'high performance, il nostro high performance coach, proprio sulla capacità prestazionale, massima prestazione. Luca Saccagno, alla scoperta del nostro personaggio. Sono Luca Saccagno, sono un high performance coach e sono il presidente, fondatore e amministratore delegato di Advanced Mind Management, una società con il cuore italiano che sviluppa high performance coach tra Stati Uniti, Europa e Asia. Sabi Elena Pratt. Sono un high performance coach, il mio incarico è di ricerca e sviluppo e seguo tutte le operazioni in America Latina per la nostra società e sono l'incaricata di lavorare con i bambini. Luca Saccagno, che cos'è la massima prestazione? La massima prestazione è quello che è l'oggetto del desiderio di tutto il mercato, che trasversalmente tocca lo sport, l'azienda e il professionismo. Per comprendere che cos'è la massima prestazione dobbiamo fare un piccolo passo indietro così da poter comprendere bene questo termine. Un'azione è quello che è un compito volontario che noi svolgiamo in maniera neutra, come bere un bicchiere d'acqua, leggere un libro, dormire, camminare. Ed essendo generica non ci interessa il risultato, la facciamo in autonomia e questo potremmo definire per tali motivi un'azione neutra, quindi non proviamo nulla quando la compiamo. Se la stessa azione la finalizzo ad un risultato da ottenere, esempio il bicchiere d'acqua lo voglio bere in 5 secondi, ecco che questa semplice azione diventa una prestazione. La prestazione purtroppo porta con sé degli inconvenienti perché la persona incomincia a focalizzarsi sul risultato da ottenere e per questo motivo prova ansia da prestazione. La massima prestazione non riguarda un'azione generica e non riguarda il risultato, quindi il focus si sposta su quello che è l'attore che compie l'azione, quindi ci si concentra su quello che è il processo, ovvero cosa fare per ottenere il massimo e su come farlo al meglio. In questo modo, essendo sconnesso da un risultato, le sensazioni che provo sono tutte positive, sono legate alla sensazione di poter controllare tutto quanto. Quindi nasce in noi, quando la viviamo, il desiderio di sfida. Ovviamente la sfida non è verso qualcun altro, ma verso noi stessi e sulla capacità di applicare quello che noi sappiamo. E che differenza c'è sul campo tra ansia da prestazione e desiderio di sfida? È una differenza sostanziale in quanto sono due sensazioni che noi proviamo con due segni completamente diversi, opposti. L'ansia da prestazione, essendo l'attore, quindi l'atleta, il giocatore, focalizzato solo sul risultato, creiamo un'instabilità in quanto il risultato non è mai sotto controllo. Questa proiezione fa dimenticare al giocatore tutto quello che lui potrebbe controllare e quindi sviluppa insicurezza. Viceversa, nel desiderio di sfida, il giocatore vuole mettersi in gioco per quello che sa, quindi è sicuro dei suoi mezzi e il suo focus è solo nell'esprimere al meglio tutto quello che lui è capace di fare. E analizziamo l'ultimo argomento di questa serata, la finale di Federation Cup che si è svolta a Perth in Australia e ha visto le padrone di casa perdere contro le francesi guidate
da Julien Benneteau, un ex da poco, fino allo scorso anno protagonista sui campi di tutto il mondo. E proprio Benneteau ha ricongiunto il doppio García Mladenovic, che poi alla fine si è rivelato decisivo, e la Mladenovic ha fatto una di quelle cose che ogni tanto fa, cioè ha battuto le più forti del mondo in una stessa giornata, ha vinto singolare e doppio. E che cosa dire, una giocatrice atipica che ha dei picchi, ha delle cadute, però è stata determinante, quindi la Francia ha gioito. Ma assolutamente sì, direi che poi questo risultato che serviva anche alla Francia femminile come tennis, capitano che noi conosciamo, bravissimo, grandissimo capitano, e lei è uscita nel momento in cui doveva uscire. Non è stato facile, perché considerando quello che è il rendimento della giocatrice, che secondo me dovrebbe, potrebbe essere più alto in generale, ha tirato fuori una giornata in cui solo in quel modo, solo con quel doppio e quel singolare, ha portato a questo risultato che probabilmente nessuno immaginava, perché aperti in Australia, stoso, insomma, non è facile. Ecco, invece devo dire è uscito fuori una giornata magnifica, sia una ragazza comunque che meriti questo, questo risultato, perché poi la Fed Cup è sempre un momento di grande... Fed Cup è un'emozione particolare, ognuno dice vabbè, la nazionale, in verità la Fed Cup quando uno la sente, e la sente, si gioca un po' per tanto per tutti, sono delle emozioni che sono molto molto più alte di un... cioè guardiamola lì, cioè, voglio dire, sono emozioni che credo che forse le Rani e la Schiavone, certo, si possono raccontare. Io non ho avuto questa fortuna, ho avuto la fortuna di, insieme alle mie compagne di guidarle dalla Serie C alla Serie A, quindi al massimo, non la vittoria, ma credo che comunque una ragazza che può far bene. Spero, mi auguro che questo le possa dare un incentivo per fare ancora meglio. Certo, allora innanzitutto grazie per questa presenza, per la tua sapienza tennistica, grazie, per la tua... No, grazie a voi, è stato un piacere veramente parlare, lo dico sempre, parlare di questo sport, che è il mio sport, è lo sport più bello del mondo, poi ce ne sono tanti altri belli, ecco, sempre un piacere, assolutamente. Piacere chiaramente è stato nostro, e vorremmo chiederti, proprio perché sei stata così dotta e piacevole, se vuoi entrare a far parte Del nostro staff dalla prossima puntata, e per fare questo hai bisogno chiaramente del nostro kit. Io vi ringrazio, farò del mio meglio compatibilmente con assolutamente, esatto, sì, con i miei impegni di lavoro lavorativi. Grazie Gloria, fa già parte dello staff, come vedete. No, vieni, sono alta, altissima, per cui sono così. Quindi lo sono staff nana. Lo staff si è arricchito di un elemento molto importante. A questo punto non ci rimane che ringraziare voi spettatori per averci seguiti. Chiaramente ringrazio lo staff qui alla mia destra, ringrazio ancora una volta gli sponsor che ci hanno supportati in questo inizio di percorso, e appuntamento alla prossima puntata, il prossimo martedì, parleremo chiaramente di Coppa Davis, un argomento caldissimo. Grazie a tutti e buona serata. Grazie. Grazie a voi, grazie. Ciao. Ciao, ciao. Buona serata a tutti, buona serata. Ciao. Ciao.